Raga, ho un problema. È passato un mese dalla caduta sulle scale. Questo è il mio bicipite quando semplicemente lo piego. Non sto facendo il bicipite. Se lo faccio, chiaramente, c'ho il mio muscolo che si attiva. Da questa parte, ragazzi, se piego il braccio senza fare il muscolo, questo è. Se faccio il muscolo, questo è. Non sto facendo il muscolo, sto facendo il muscolo. La pelle dei vecchi. Quindi non mi rimane che fare un'ecografia e iniziare a capire dove sta il problema. Essere contento o no dal punto di vista muscolare, ma proprio detto non c'è niente. Se non c'è niente dal punto di vista muscolare è che c'è molto da dire. Sentirò sicuramente l'ortopedico e capire cosa fa. Appena entrati in stanza dopo un viaggio lunghissimo, ragazzi, abbiamo montato le bici. C'è la mia NS e qui c'è la bici di Dani, ecco appunto, che era andato un attimo al bar. Dani, cosa devo fare? Dani non c'è. Dai, togli. Praticamente, raga, a sto giro Dani non si è voluto iscrivere allo Speed and Style, ma ha prestato la bici alla Bea perché la Bea farà lo Speed and Style. Non è così, è già. Guarda che bicipiti che... No, bastarda. Questa è una battuta da infame. A parte gli scherzi, ragazzi, siamo veramente appena arrivati. Sta anche tramontando il sole. Quest'anno la camera un po' peggio degli altri anni, eh. Dani, ragazzi, in realtà c'è. Ragazzi, perché sono venuto se non al bicipite? Dopo l'ecografia ho mandato il referto all'ortopedico, mi ha risposto: ma sì, è come riprendere a camminare, ci metterai un po' più di tempo. Risposta positiva. Quindi ho contattato come al solito Loris, che è il mio fisioterapista osteopata di fiducia, e mi ha fatto una visita all'ultimo. Avrei dovuto rinforzare un po' tutta la muscolatura attorno al braccio in modo da compensare quello che mi manca di forza col bicipite. Dall'altra parte poi mi ha spiegato perché non devo essere così tanto preoccupato per adesso. Quello che ho capito sostanzialmente, il mio bicipite in questo momento è come se avesse volontariamente smesso di funzionare per non farmi sentire dolore. Però prima di partire sono riuscito a fare qualche session per capire se appunto venire qua a Cairns o meno. Finalmente, raga, ho iniziato un po' a risentirmi bene in bici. Durante questo training frettoloso ho commesso un errore. Facendo un casual sul mulch sono atterrato proprio di culo, cosa che mi ha lasciato praticamente col mal di schiena già per una settimana. Ora io ho ancora un bel po' di mal di schiena. Ho deciso di correre, di prendermi il rischio. Il mio fisico è abbastanza provato. Obiettivo della settimana è provare a girare, vedere come mi sento durante le prove, godermi questa settimana di crankwork. Sono portato anche la Bea, è la prima volta che ho convinto la Bea a venire oltreoceano, quindi mi voglio godere proprio la settimana. Raga, vediamo come va. Domani abbiamo subito il course check. Andiamo a vedere come sono cambiati i salti di questo Crankwork Cairns 2024. Quest'anno qui a Cairns c'è una grossissima novità sul percorso, ma da metà in giù. Tutto il primo pezzo è identico, hanno solo reshapeato i salti. Cosa positiva perché almeno so già cosa aspettarmi. Meno novità ci sono, meglio è per me in questo momento. Chi non avesse visto il Crankwork degli scorsi anni, vi faccio un recap velocissimo delle strutture da qui fino a metà. La partenza è molto easy, si parte salendo su questa passerella alle mie spalle, con uscita però con questo drop dove avevo flippato con molte difficoltà, siccome è un drop molto piccolo. Subito dopo si fa una curva a cannone, forse se non mi ricordo male anche con una pedalata, e si arriva su il salto credo più grosso del course, dove subito devi sparare dei banger della Madonna. La parte centrale del corso invece è la parte più jib. Alle mie spalle praticamente si sale su questa piattaforma e si scende facendo trick un po' blandi. Lì coperto c'è un quarter che dà poi sulla parte, diciamo, finale, preceduta da quel salto lì in mezzo alle foglie. E diciamo che ogni volta saltare e trickare su quel salto è un terno all'otto per la velocità, ma le condizioni cambiano di giorno in giorno qua, quindi la difficoltà su un salto così preciso rimane proprio la velocità. Qui alle mie spalle, raga, inizia la parte veramente interessante del corso, la parte nuova, dove finalmente, raga, hanno eliminato completamente il dirt pipe, che era magari bellissimo a vedere in video, ma vi assicuro che da girare è comunque rimasto veramente brutto, difficile prendere velocità, e hanno costruito un mega step up
con l'atterraggio abbastanza incazzato, seguito da uno step down con la rampa molto alta. Rimane più un salto con l'atterraggio più basso. E poi in fondo invece il solito salto, diciamo, da chiusura dei corsi del Crankworks, dove bisogna mandare chiaramente i trick della vita. Scusi, si giri un attimo, si giri di schiena. Cos'è quella che ha sulla schiena? La maglia del party ride? Credo che sia quella. Ma del per party caso ride. Lei quest'anno c'è il party ride? Sì. Allora, prima data, sabato 29 luglio a Kronplatz, Brunico, provincia di Bolzano. Seconda data, sabato 6 luglio, San Martino di Castrozza. Terza data, sabato 13 luglio, Val di Sole, Trento. Quarta data, sabato 3 agosto a Prato Nevoso. Quinta data, non la posso dire questa. Ah, però. Sicuro 4 tappe del party ride. La quinta è ancora in forse. Abbiamo delle chicche che abbiamo aggiunto. Stiamo cercando di far evolvere l'evento. Mi raccomando, vi aspetto tutti ai party ride. Non mancate. Come vedete, se no, poi non potete avere questa bella magliettina. Che tra l'altro sarà nuova, non so. Questa è una nuova, questa è quella vecchia. Sto guardando lo step down. In questo caso, rampa altissima, ma morbida. Il gappettino qua, normale. E landing, assolutamente tranquillo. Secondo me, a vederlo così, quest'anno ci sarà più velocità sull'ultimo salto. Sarà più brutto il course da vedere, meno vario. Ma per noi, per girarci, così è decisamente meglio. Ora, sapete cosa c'è, raga? Come vi ho detto, non ho il bicipite. Ma in realtà, ho un asso nella manica. Perché da piccolo guardavo i cartoni animati. Piccolo ragazzi, ho visto Braccio di Ferro e mi ha insegnato che bisogna mangiare gli spinaci per far diventare i bicipiti forti. Ma come c***o? Che paura. Male la schiena poi arrivare lunghi così. Allora, vi dirò. Qui sta il braccio, è ok. Giriamo, prendiamo feeling. E da lì riusciamo a capire se abbiamo la capacità di fare una run decente o no. Buongiorno. Siamo solo fino a metà perché ancora la seconda parte del corso è ancora tipo molle, mezza chiusa. Andiamo Crankwork con un braccio. Giuro che non è un gesto. Vediamo, però un 3-6 magari. Cioè perdi tanta velocità quando atterri quest'anno. Qua è il kick che io prendevo storto apposta gli altri anni. E di conseguenza se lo prendo in mezzo, poi quando salgo atterro troppo lungo e non riesco a flippare giù al drop. Quindi invece di prenderlo in centro, l'obiettivo è uscire tipo più o meno qua. L'anno scorso il fianco del kickerino qui era molto più lungo, molto più margine per tagliare il kick. Adesso invece è un po' tagliato, un po' una bastardata devo dire così. Devo provare a entrare qua. Mezzi due giri col Dani. Il course bagnatissimo. Molle. Salti nuovi non ancora provati, perché abbiamo visto che l'hanno provato in due e sono arrivati corti, cortissimi. Un po' stronzi di qua di là. Vi abbiamo detto no, lasciamo un attimo perdere. In due atleti hanno già seccato per bene. Uno ha già anche perso conoscenza. Vabbè, poverino. Aia. Siamo tutti un po' più rilassati perché manca un po' di giorno. Bisogna sempre stare attenzione, è una cosa fondamentale. Sì, ci ha detto Dani che c'è un ragnazzo gigante. Oh, porca di quella puttana. Ma che cazzo? Oh, don't do that! Oh! No. E ecco, adesso si capisce la dimensione del ragno. Io toglierei la mano da lì. Ah, ragazzi, è già il secondo giorno di prove e siamo arrivati solo fino a qua. Io là non ci sono ancora andato. Il problema è che non sono l'unico, cioè praticamente tutti i rider non sono ancora andati fino in fondo. C'è vento, sono ancora molli i salti. Boh. Ok.
Dopo due giorni a fare il suo salto, l'ho passato, ma fa cagare. Uno che due, fa schifo. O magari migliora nei prossimi giorni se si indurisce, però così la velocità è estremamente lento, soprattutto il dirt to dirt lì. Finalmente un po' di sole splende per questo terzo giorno di prove. Siamo arrivati qua alle 9 e gli abbiamo chiesto alla tizia, quella che organizza un po', che ci dice sì sì venite pure oppure state in hotel a chillare perché fa schifo la situazione. Poco prima di partire ho scritto sì 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 qui soleggiato, la giornata è perfetta. Ma scusami, ma dai, ma cioè arrivi e vedi così, giornata perfetta. Quindi oggi? Non so cosa vi aspettavate. Piove, c'è vento. Siamo tornati in albergo perché le condizioni facevano schifo. Intanto, con lo spoiler ragazzi, Bea sta lavorando. Ogni tanto mi aiuta con le idee per le nuove maglie, collezioni e robe del genere. Quest'anno usciremo, mi sa, con le magliette, con tutti i prodotti del Toto, un pochino più tardi del solito. Di solito usciamo ad agosto, mi sa quest'anno posticipiamo a settembre. Volevo farvi vedere le protezioni che sto usando solo praticamente questa volta. Al di là del casco bluegrass solito, è ancora perfetto, però sto lavorando a una nuova colorazione. Però cosa vi posso consigliare? Ultimamente sto usando questi pantaloncini con le protezioni morbide che hanno anche sotto il fondellino per pedalare. E devo dire che dopo le ultime grattate da Rotorua, dove ho fatto il cash e mi sono brasato tutta la chiappa, in realtà ho detto, ma sai che c'è? Forse è meglio iniziare a usarle. In queste ultime prove che ho fatto le ho sempre usate. E potrebbe essere una nuova routine per me iniziare a usare questi pantaloncini. Comunque vi consiglio di andare a dare un occhio al sito Bluegrass, perché recentemente hanno anche droppato nuove ginocchiere e nuove gomitiere in particolare. E a seconda della fascia di prezzo che volete anche spendere, hanno diverse opzioni. Vi lascio sempre il link qua sotto. Non so, dà fastidio, certo. Però riesco a compensare, è più che non sono incazzato. Cioè non riesco a essere, a trovare quella voglia di dire cazzo vaffanculo. Cioè devi essere incazzato per fare i trick. Minchia, piove di brutto. Piove, raga. Ah, che palle. Allora, le condizioni non stanno aiutando per niente, perché continua a piovere, poi smette, poi piove, poi smette. Se fossi stato nella solita condizione, cioè che riuscivo a girare prima di venire qua, riesci a mettere insieme la run. Più tanto il braccio di per sé, ma è proprio la confidenza che mi manca sulla bici. Però vediamo come finisce la giornata, se riusciamo a mettere insieme una run e quindi fare il contest domani. Altrimenti se non me la sento, mi voglio spingere, perché voglio fare una run del cavolo solo per arrivare in fondo. Voglio comunque cercare di fare una run decente che sia a livello con gli altri e basta. Oh. Ah, fanculo. Vale, arriva ancora la pioggia, basta, figa. Due giri e piove, due giri e piove. Fuck. Ah. Dai, porca di quella puttana. Piove ancora. Oh, che due. Allora, una cosa positiva c'è. Dani è in finale allo speed and style. Guardalo. Davanti, Dani. Dai, Dani. Dai, Dani. Sul podio, eh? No, io pensavo che ero tipo quarto.
E facci vedere, scusa. 1850 dollari canadesi. Meno tasse, volo. Volo, care. Non può neanche pagare e offrire da bere. No, sono già povero. Parole finite anche per oggi. Tempo, come vedete, brutto. Verdetto finale, boh. Sono ancora in boh. Gli ultimi giri mi sentivo bene, però poi è iniziato a piovere. Oh, raga, io fino al momento prima della finale non dico no. Ci fanno svegliare come al solito prestissimo, oggi alle 6, per andare a fare la finale. L'unica cosa che spero è che non ci tengano lì tutto il tempo come è successo al Joyride dell'anno scorso. Sono programmate per adesso per le 10:30. Adesso andiamo al corso e vediamo com'è messo. Dopo una pioggia di 2 ore, appunto, c'è il corso bagnato e loro sono lì dietro a lavorare e non hanno ancora scoperto tutti gli altri salti, cercando di asciugare il possibile. L'unica cosa che tra mezz'ora arriva un'altra pioggerellina da di là. La situazione peggiore è questa, il tira e molla, che io vorrei evitare, perché l'ultima volta a fare tira e molla così al Joyride, appunto, sapete com'è finita. La mia run non sarà una delle run puro vincenti. L'ultimo lì c'è un botto di vento. Infatti ho detto adesso muoio anche saltando dritto. Adesso hanno aperto solo la prima metà course, ma c'è vento là. Adesso su quei due salti là. David! Yes! Sì, dal drop no, buono per il gomito. Oddio, che male. Hai dato una tirata della Madonna. Ragazzi, purtroppo ho deciso di non fare il contest. Come avete visto nelle prove, tutto il pezzo superiore del corso in realtà l'ho trickato abbastanza, sentivo abbastanza confidente. Però il mio problema principale era il secondo pezzo di corsa e abbiamo fatto pochissimi giri in totale. Stamattina c'era vento, non mi sono mai sentito bene sull'ultimo pezzo del corso, molto lento e veramente perso. Cioè ogni giro che facevo, ok, facevo i miei trick di base, ma pensando alla run non sapevo veramente che trick mettere assieme lì. E io quando faccio i contest vengo a queste competizioni perché voglio performare e non voglio semplicemente fare il primo pezzo di run bene e poi fare l'ultimo pezzo facendo 3-6 e backflip. Non sono fatto così. Veramente ci ho pensato tanto e sono stato a rimurginarci sopra veramente tutto il tempo a capire se farlo o non farlo. Cioè, io sono venuto qui con un infortunio alle spalle abbastanza pesante, quello del braccio, e soprattutto mi sento veramente limitato di forza sul course. Sono fatto questa settimana a riprendere un po' confidenza sui salti. Avevo l'obiettivo di fare il contest, sì, ma se c'erano le condizioni perfette e le condizioni buone per farlo, ho dovuto prendere questa decisione. Il mio fisico e la mia mente questa volta mi hanno detto stop. Non sapete che voglia ho di ritornare ad essere dove ero l'anno scorso prima della caduta. Il mio ritorno ai Crankworks in questo 2024 è stato rimandato prima a Rotorua a causa dell'annullamento dell'evento per far rispettare i nostri diritti, che comunque, vi spoilero, non è cambiato nulla. E invece poi qui a Cairns, dove però proprio non mi sono sentito pronto. Potevo fare una run giusto per arrivare in fondo? Sì, assolutamente. Voglio solo arrivare in fondo? No. E in questo momento non sono assolutamente pronto a rischiare per fare quello che vorrei.
In questi giorni ho capito molto bene quali sono i miei limiti, ma ho comunque visto una luce accesa in fondo a questo tunnel di infortuni. Spero veramente che possiate capire la mia scelta. Voi volete vedermi lì dove ero l'anno scorso, a battagliare con tutti gli altri rider, e io lo voglio più di voi. Datemi solo del tempo. Il Toto che tutti vogliamo sta tornando.